Ciao ragazzi, ben ritrovati qui sul canale. Finalmente usciamo con questo nuovo video, ma come potete vedere sono cambiate un po' di cose e abbiamo cambiato anche proprio lo studio. In realtà questo ovviamente è uno studio virtuale, però lo voglio utilizzare perché mi consentirà di darvi più informazioni in meno tempo, nel senso che utilizzando anche tutti questi display che vedete qua in giro un po' dappertutto riesco ad integrare quello che dico con dei contenuti chiamiamoli multimediali, insomma. Comunque, prima di parlare del protagonista del video di oggi, che avete già visto dal titolo è il sistema Buwitz, volevo come al solito tediarvi con tutte quelle notizie che do di solito. Quindi, numero uno, se non siete iscritti al canale, iscrivetevi. Se siete già iscritti e volete essere sempre aggiornati su quando escono nuovi contenuti, un clic sulla campanella così vi arriva l'alert. Se questo video vi piace, pollicione in su, ovviamente. Vi ricordo inoltre che ho anche un canale Twitch che utilizzo fondamentalmente quando facciamo le dirette, che vanno in onda anche sul canale YouTube, ma sapete che ho aperto il canale Twitch per darvi la possibilità di iscrivervi gratuitamente al canale. Dovete collegare ovviamente il vostro abbonamento Amazon Prime a quello di Twitch e poi potete sottoscrivere l'abbonamento al mio canale ogni mese. Se non siete iscritti ad altri canali è gratuito. Ultimissima cosa, vi ricordo che ho anche un profilo Instagram che uso abbastanza frequentemente e una pagina Facebook che uso un po' meno perché tendo a dare priorità alla parte social qui di YouTube. Vedo che funziona, la utilizzo molto, interagiamo di più, quindi comunque c'è anche quella. Se volete seguirmi anche lì non mi date assolutamente fastidio. Ma iniziamo a parlare del protagonista di questo video, che devo dire ce li ho da un sacco di tempo e morivo dalla voglia di fare questo video. In realtà penso di farne anche un secondo su questo sistema perché lo voglio provare on the road, però il clima in questi giorni non è il massimo, insomma, quindi preferisco aspettare un attimo. Ma intanto inizio a parlarvi di questo sistema. Che cos'è Buwitz? Buwitz è un'alternativa a quello che sono i sistemi Powered Up e Control Plus di Lego, che conoscete molto bene. Sono i due sistemi attualmente in produzione di elettrificazione dei modelli Lego. Sapete bene che mentre le Powered Up vengono fondamentalmente utilizzate per motorizzare treni o altri modelli Creator Plus, la linea Control Plus viene utilizzata massicciamente sui sistemi Lego Technic. Qual è la grossa differenza tra i due sistemi? Beh, innanzitutto la potenza erogata dalle due centraline, perché una fa uso di 6 batterie AAA e l'altra di 6 batterie AA, quindi capite già che la potenza erogata è decisamente diversa. L'altra è che la centralina Control Plus ha al suo interno anche un giroscopio / accelerometro, quindi è in grado di darci qualche informazione in più durante l'utilizzo dei modelli. Per quanti di voi hanno già utilizzato Control Plus, che so, su modelli come l'Eiber piuttosto che il camion Volvo, Buggy e tutti quelli insomma che attualmente prevedono l'utilizzo di Control Plus, hanno visto che attraverso l'interfaccia di comando si è in grado di insomma avere informazioni durante la guida del veicolo. Stessa cosa avviene in realtà anche per le Powered Up, ma in modo un po' più semplificato. C'è da dire anche che l'Hub Powered Up è decisamente più piccolo, leggero e compatto rispetto a quello di un Control Plus, ma è in grado di controllare due dispositivi, mentre il Control Plus potete attaccarci 4 dispositivi, tant'è che ad esempio sull'Eiber ne trovate 2 perché avete bisogno di controllare 7 motori, quindi utilizzate 4 porte di uno e 3 porte dell'altro. Il sistema Buwitz ci consente di abbattere tutte queste limitazioni introdotte appunto dai sistemi attualmente in produzione di Lego. Come fa? Innanzitutto all'interno dell'hub di Buwitz troviamo una batteria ai polimeri di litio ricaricabile. Grandissima cosa, perché sono batterie ad alte prestazioni. La tensione nominale delle centraline Buwitz è di 12 volt, quindi capite già che dai 9 ai 12 abbiamo un'erogazione superiore di energia verso i motori. Questa sovralimentazione non danneggia i motori. Buwitz è infatti compatibile sia coi sistemi, coi motori Powered Up, ma anche quelli di Control Plus. Nello specifico io ho acquistato la centralina 3.0, che è il top di gamma, esiste anche la 2.0. Perché ho preso la 3.0? Perché oltre a 4 porte a cui posso connettere i motori con l'attacco Control Plus, ha ulteriori 2 porte che mi consentono di agganciare i vecchi motori Power Function, quindi si dà nuova vita a questi sistemi.
Vi dicevo quindi batteria e polimeri di litio, leggerissima tra l'altro, l'ingombro della centralina è piuttosto ridotto, perché è paragonabile a quello di una powered up come ingombro, veramente leggerissimo. Il sistema Buwiz vi arriva in scatolette come queste, qui dentro c'è la centralina, quindi la 3.0 di cui appunto vi stavo parlando. All'interno di questa scatola, come potete vedere, via, trovate quest'altra scatoletta, apriamo anche lei e all'interno, oltre a trovare degli stickers, ragazzi mi perseguitano questi adesivi, però vabbè, questo è puro merchandising, ecco qua il gioiellino, la centralina. Come vedete gli ingombri sono piuttosto ridotti ed è paragonabile appunto a un hub powered up, è molto molto leggero, è incredibile, abituati ai pesi che raggiungono i due blocconi dopo che li avete messo dentro 6 batterie, questo è veramente un peso piuma, quindi non appesantisce troppo il modello dentro cui lo andate a mettere, e essendo così piccolo è facilissimo integrarlo in qualunque costruzione abbiate già realizzato o nelle vostre mock, insomma. L'altra cosa incredibile è il range. Il 3.0 ha un range, una portata, ragazzi, di 100 metri. Voi capite che potete comandare dei modelli a queste distanze incredibili. Nel caso in cui mandiate il modello in diciamo zone dove non potete vederlo a vista, c'è la possibilità di collegare delle telecamere alle porte del Buwiz che vi consente di comandare e controllare il modello vedendo quello che il modello stesso vede attraverso il vostro tablet o il vostro cellulare, perché ovviamente, come funziona il sistema Lego, anche Buwiz ha la sua app fatta molto bene tra l'altro, che ha già tutti i preset impostati per i modelli attualmente in produzione, viene costantemente aggiornata, ma vi dà anche la possibilità di creare le vostre interfacce di comando dei modelli in modo veramente molto molto semplice. Io non l'avevo mai usato, in 3 secondi sono riuscito a far funzionare con degli slider i motori. Comunque volevo farvi vedere anche la differenza che c'è tra alimentare un vecchio motore Power Function con il suo scatolotto che conosciamo un po' tutti, insomma quello a 6 batterie, e con questa centralina. Allora ragazzi, questo è il motore classico Power Function collegato al solito hub Power Function, e vi faccio vedere, batterie ovviamente sono super cariche, vi faccio vedere la rotazione e lo sentirete anche dal rumore. Comunque ok, adesso lo colleghiamo al Buwiz e vi faccio vedere la differenza. Buwiz attivo, adesso è spento ovviamente perché non lo sto pilotando, tiro sugli slider. E vedete chiaramente la differenza innanzitutto della rotazione, insomma 12 volte si fanno sentire decisamente. Le porte della centralina sono dotate di illuminazione RGB, quindi vi consente anche di visivamente controllare quello che succede su ciascuna delle porte, e l'altra cosa molto interessante, sono presenti dei sensori all'interno di ciascuna di esse che vi consente di monitorare nella app il consumo istantaneo che avviene su ciascuna porta, quindi vedete anche a quanto sta lavorando il motore ad esse collegato. Il sistema Buwiz, al di là di prevedere le due centraline, quindi la 2.0 e la 3.0, ha anche un suo motore proprietario. Questo motore ha una forma molto particolare, una forma che è stata studiata in quel modo apposta per privilegiare il montaggio soprattutto sugli autoveicoli. Anche il motore vi arriva in una scatoletta simile a quella che abbiamo visto prima, in questo caso come vedete non l'ho ancora aperto, quindi lo apro qui insieme a voi, anche se ho già visto nelle fotografie come è fatto. Perfetto. Eccoli qua. Questi sono i motori, come potete vedere hanno una forma molto molto particolare, la possibilità quindi di erogare la potenza anche su due assi in parallelo, e questa forma molto particolare è perfetta per essere inserito, come vi dicevamo, all'interno di retrotreni per motorizzazioni spinte. Tenete presente che questi sono motori che potete, come vedete dall'attacco, controllare anche con il sistema Lego, quindi non siete obbligati a comprare
centralina e motore. Potete comprare la centralina e comandare i vecchi motori o comprare questi motori e controllarli con le vecchie centraline. Questo rimane comunque un motore ad alte prestazioni che rispetto ai motori Lego non ha la riduzione doppio epicicloidale tipica dei motori attualmente in produzione da Lego, ma ha un regime di rotazione molto più alto, ovviamente non a discapito della coppia e della potenza erogata. Quindi, se volete dare più linfa vitale ai vostri modelli, immagino soprattutto modelli di auto sportive, tipo il Buggy, piuttosto che la macchina Top Gear, beh, con questi motori, credetemi, sarà un altro mondo. Comunque, come vi dicevo, questo è un primo video dove ho voluto illustrarvi un po' il funzionamento, il sistema Buitz, ma nel prossimo video, che spero di girare non appena il tempo si metta un po' a posto, voglio farvi vedere le prestazioni che è in grado di dare questo sistema. Sicuramente rende i modelli Lego, soprattutto, vi ripeto, penso al Buggy, penso alla Top Gear, li fa diventare dei modelli al pari di quelli radiocomandati con cui potete fare veramente di tutto di più, divertentissimi, con delle prestazioni di guida quasi da pista, insomma da competizione. Perciò non vedo l'ora veramente di montarlo. Tra l'altro è mia intenzione di farlo o sul Buggy o sulla Top Gear, perché avendo fatto i video in passato relativi a questi due modelli vi do la possibilità di fare anche una comparazione, ma non credo che ci sia molto da dire, insomma. Comunque, se volete approfondire ulteriormente il discorso Buitz, vi invito ad andare a visitare il loro sito, che è fatto anche molto bene ed è molto esplicativo. Trovate tutte le informazioni tecniche che vi interessano. C'è anche una sezione dedicata alle istruzioni per motorizzare con questo sistema i modelli attualmente in produzione di Lego, ma anche tante mock. Poi ci sono anche dei forum di discussione, hanno il loro canale, anche loro ovviamente su YouTube troverete di tutto di più su questo prodotto. Spero di aver destato in voi una bella curiosità. Tenete presente che comunque con questo sistema potete veramente motorizzare qualunque cosa, non siete obbligati, cioè non è un sistema che nasce per motorizzare auto, è un sistema che nasce per motorizzare un po' tutto. È anche compatibile, cosa molto importante, con i sensori della galassia Lego, quindi se volete attaccare alle porte tutti i sensori ad esempio del sistema Mindstorm, Robotics, tutto quello che volete, funzionano. Quindi potete utilizzare la centralina Buitz anche per questo altro tipo di costruzioni, sfruttando le sue potenzialità, che appunto sono quelle che vi ho elencato prima. Altra cosa molto carina, questa centralina la caricate con l'USB-C, quindi qualunque caricabatteria abbiate in casa, anche il computer stesso, cavo USB-C e la batteria va subito in carica. Devo ammettere che sono rimasto veramente molto positivamente colpito da questo sistema. Diciamo che sono andati a colmare tutte quelle lacune che francamente non capisco perché ancora oggi Lego abbia un sistema così farraginoso da un punto di vista dell'automazione e della motorizzazione dei suoi modelli. Se avete delle domande da farmi, ovviamente scrivetemele qui sotto, lasciatemi anche un po' di commenti per farmi capire se questo nuovo tipo di video vi piace, se questo studio, se questa modalità di fare video la trovate ancora più accattivante, la trovate più coinvolgente e più esplicativa, insomma, rispetto a quello che facciamo di solito. Io per adesso non posso far altro che salutarvi, probabilmente riesco a fare anche un altro video prima di Natale, vediamo di fare la classifica che mi avete chiesto dei 10 modelli che mi sono piaciuti di più di questo 2021. Vediamo se farne 10 o 5, dipende, adesso devo fare anche un po' di mente locale. Comunque, bando alle ciance, vi mando un grandissimo saluto, vi ringrazio sempre per l'affetto che mi dimostrate un po' su tutti i canali, quello che mi scrivete, e niente, ci vediamo prestissimo, ok? Ciao a tutti!